Calibratura in Carglass parte da il corretto posizionamento di un pannello CSC, dall'inglese Camera and Sensor Calibration, il collegamento sia di un'interfaccia che collega l'auto con lo strumento diagnostico, che un alimentatore esterno che eviti cali di tensione durante i 30-40 minuti necessari per lo svolgimento di tutta l'operazione. Ed infine un palmare dove inserire correttamente tutti i dati e tenere monitorati tutti i parametri. Ciò che si vede in questo filmato sono i vari passaggi tecnici, ma ciò che è importante sapere è cosa significa fare questa operazione. Per ricalibratura si intende l'insieme di azioni necessarie per riportare la telecamera e le centraline collegate alle condizioni di sicurezza previste dal costruttore. Sul pannello che avete visto prima, il pannello CSC, vi sono alcune immagini diverse per le varie case automobilistiche, ma che comunque rappresentano ciò che la telecamera vede sulla strada, come le corsie, la segnaletica orizzontale e verticale, le distanze, eccetera. La ricalibratura, in estrema sintesi, confronta ciò che l'auto ha in memoria come immagini con quelle che il pannello rappresenta e che la telecamera cattura in quel momento. Per questo motivo la maggior parte dell'operazione di ricalibratura consiste nel perfetto posizionamento del pannello CSC rispetto all'auto su tre assi, quello verticale, trasversale e longitudinale. Come potete vedere, l'accuratezza del posizionamento deve essere millimetrica, infatti non a caso viene utilizzata anche la tecnologia laser. Ad esempio, un millimetro di errore potrebbe determinare a 100 metri una variazione tale da inficiare il sistema di assistenza alla guida e quindi la sicurezza del driver. Per questi motivi, le misurazioni relative alle distanze vengono raddoppiate attraverso la combinazione di specchi e laser per raggiungere lo standard più elevato per questa operazione. Quella che state vedendo è una ricalibratura statica che si può fare con l'auto ferma presso un nostro centro. Vi sono però alcune case automobilistiche che richiedono una ricalibratura di tipo dinamico, che prevede una percorrenza stradale finalizzata all'acquisizione delle immagini e dei parametri necessari. Questo al posto dell'utilizzo del pannello CSC.